Cari, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video mi andrò a tingere i capelli, scusate l'aspetto in questo momento perché sono struccata in pigiama, non vi dico. Allora, ho le cose un pochino sporche perché ieri ho fatto la tinta invece alle extension, quindi andatela a vedere se ancora non avete visto quel video. E adesso, sperando di non fare troppi macelli, mi vado a fare la tinta. Allora, prima di tutto devo mettere tutto uno di questi. Io uso sempre, come ho detto nell'altro video, questo qua che è Tia Light. Questo dovrebbe andare 75, che è 1, 2, 3. Un altro po', un altro po'. Ci siamo quasi, ancora no. Dai, credo in te. Ok, questo chiaramente è l'ossigeno a 20 volumi. Ok, inizio a fare la mia, vedete? Il mio giro giro tondo con questa paffettina che all'inizio sembrerà non unirsi, non uniformarsi e poi si uniforma tutto insieme, tutto in un botto. Non respirate troppo sta roba perché fa super male. Tutte le parrucchiere staranno inorridendo, però vabbè, che dobbiamo farci. Ho cercato di lasciare il più possibile sporchi i capelli, quindi ho cercato di non lavarli per 4 giorni, il che per me è un record. Allora, inizio dalla mia bella ricrescitina che ho qui, che non si può proprio vedere. Oh, già mi sento meglio. Faccio tutto qui, fior di qua, fior di qui. Cerco di fare dietro. Tipo. Oddio mio. Ok, mi sa che è arrivato il momento di sporcarsi le mani. Dici, ma che stai a fa? Non lo so, tipo cacca di piccione, capito? Poi il bello è che sono consapevole che in tutto il video io avrò una sola faccia, che è questa. Vai, Chiara, io credo in te. Dici, se non ci credi da sola, in te stessa. Già da casa mi staranno a guardare tutti disperati. Ma non temete. Io so che io può. Io so. È tipo un autoconvincimento in questo momento della serie. Verranno bene, ti prego, fa che vengano bene. Verranno bene, verranno bene. Verranno molto bene. Guarda, già sto già prevedendo le macchie qui. Allora, ok, l'ho credo applicato su tutta la capoccia, mi sono sporcate le mani ed è quasi finito, sono proprio un goccettino che mo metto su qua per amalgamare tutto. E niente, non mi sono manco sporcata più di tanto perché questo prodotto non sporca nemmeno più di tanto e si dovrebbe togliersi subito. Quindi per ora questo è il risultato. E speriamo bene, speriamo che verrà omogeneo e bello. Cross the fingers per me. Madonna, guardate le unghie. Oh my god. Quindi si toglierà sto colore? Mi si può togliere sto colore? Che dite? Sì, si è tolto. Oh, meno male. Cioè, calcolate che l'ultima volta dalla mia parrucchiera, che sono bravissimi, io adoro, e adoro andarci perché sono veramente, a parte delle bellissime persone, insomma, adoro, adoro, e infatti me lo sto facendo a casa più per divertimento che per altro, e per spendere un pochino meno, che insomma, non fa mai male questo, però soprattutto per divertimento personale, detto proprio sinceramente. E praticamente l'ultima volta mi fecero delle macchie chiaramente senza farlo apposta e non se ne andavano, invece con questo se ne va, quindi siamo a posto. Senti, ma secondo te come sto con questi capelli? Beh. Ci hai pensato un po'? Come darle torto. No, non in bocca alla mamma. No, 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 in bocca no. Senti, ma la tinta a mamma sta bene sui capelli? Sì? Se lo dici tu, ti togli qualcosa dalla bocca? Ah. Sciacquiamo. Prima di sciacquare completamente, però, cerco di emulsionare un pochino con un pochino d'acqua, cerco di massaggiare bene, così se ho lasciato qualche parte adesso dovrebbe andare. Per ora
Sembra tutto bellissimo. Speriamo adesso che asciugo che vada bene. Asciughiamo. Ok tesori, questo è il risultato finale. Chiaramente adesso è notte, quasi notte, quindi non si vedrà magari benissimo perché insomma stando dentro casa non so quanto si possa vedere. Comunque io adoro questo colore, è venuto proprio bello, mi sembra abbastanza omogeneo, almeno spero, tranne qualche zona così, però per il resto mi sembra abbastanza omogeneo. La ricrescita bionda mi sembra proprio scomparsa del tutto, quindi sono molto molto soddisfatta, sono veramente soddisfatta. E spero che questa tinta vi sia piaciuta. Scrivetemelo qua sotto se vi piace oppure no, perché è un pochino più scura dell'ultima volta, ma tanto piano pianino scarica perché devo farla per forza più scura, ve l'ho detto, perché sennò il mio biondo in 2 giorni riesce fuori. Quindi niente tesori, io vi ringrazio per essere state qui con me, vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo come sempre al Mamma, prossimo video. Grazie amore, mi ha portato l'acqua la Lara, grazie piccola, grazie. Saluta dai che sto spegnendo. Di ciao. Ciao, lasciate un mi piace. Di lasciate un mi piace. bene. Qua, nel bicchiere. Ciao.